Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo Vlogmas! Allora, oggi andremo a sistemare, pulire e decorare la sala camera per Natale con le decorazioni natalizie e in tutto nella pulizia generale della casa ci darà una mano un nuovo piccolo aiutante che vedrete più avanti nel video e niente, io adesso vi lascio alle immagini e ci sentiamo più avanti. Thank you.
Ed eccolo qui il nostro nuovissimo aiutante, Yedi VAC Hybrid. E adesso lo apriamo assieme e vi faccio vedere quello che c'è dentro. Allora, come vedete, nella scatola troviamo la base di ricarica, Yedi, poi un panno con l'apposito aggancino, il filo per la base e la spazzola. La particolarità di questo Yedi è che ha una spazzola sola invece che due. Ma perché questo? Perché in confronto a Yedi 2 Hybrid è più potente. Poi vabbè, troviamo tutti i vari libretti di istruzioni, certificato di garanzia e niente, internamente anche è leggermente diverso, come possiamo vedere. Ha il serbatoio con gli inserti maniglia e finale di colore bianco. Ma dietro ha due buchi. Perché? Perché Yedi VAC Hybrid è compatibile come Yedi VAC Max con la Yedi VAC Station, cioè quella stazione che praticamente aspira dal serbatoio il pattume che ha tirato su, e quindi si può andare poi a svuotare ogni due o tre aspirazioni. Di dietro è sostanzialmente uguale, a parte questa cosa che vi dicevo prima, che ha una spazzola sola, perché appunto la potenza è maggiore e quindi gli basta una spazzola sola. Il serbatoio dell'acqua invece è quasi uguale, cambia solamente la capienza, che anche del serbatoio della polvere è più grande, perché il serbatoio dell'acqua è 240 ml e invece il serbatoio della polvere è 450. Ma Yedi VAC Hybrid ha anche un fratello che si chiama Yedi VAC Max, e anche il Max ha solamente una spazzola, è però più potente. È possibile anche qui scaricare l'applicazione. Se si ha già, basta aggiungere il robot nuovo. Se invece non si ha ancora, si può installare e poi si registra. È tutto molto semplice, basta seguire quello che dice l'applicazione e vi chiederà di fare un aggiornamento. Mi raccomando, fatelo. Yedi, dopo varie aspirazioni, riesce a mappare le stanze, la parte di casa che voi avete deciso che lui deve pulire. Da lì potete controllare il livello del flusso d'acqua, il livello dell'aspiratore. E anche se volete che vada o no in qualche stanza, quindi è molto utile. Anche l'autonomia è diversa: il VAC Max può durare fino a 200 minuti, mentre invece il VAC Hybrid fino a 110 minuti. Anche l'utilizzo è diverso: Yedi VAC Max è indicato più per grandi case, mentre invece Yedi VAC Hybrid per piccoli appartamenti. Un'altra cosa molto importante è che sia il VAC Max che il VAC Hybrid sono compatibili sia con Alexa che con Google Home. Una cosa che è raccomandata fare quando si vuole lavare è di bagnare il panno prima,
come vedete, che sta facendo Sabrina. E poi vabbè, va inserita l'acqua dentro al serbatoio e noi andremo ad usare il detersivo apposito per robot come Jedi, perché sono indicati detersivi che non fanno schiuma, che non hanno bisogno di risciacquo. Io avevo preso questo qui, ha un buonissimo profumo e lo potete trovare anche su Amazon. Vi lascerò il link sotto in descrizione. Una cosa importantissima per gli amanti dei tappeti è che sia Jedi Vac Hybrid che Jedi Vac Max riconoscono i tappeti, quindi se il robot è in modalità lavaggio, quando arriverà vicino al tappeto non lo andrà a lavare ma aspirerà solamente. E quindi secondo me è un'ottimissima cosa. Un'altra differenza tra Vac Max e Vac Hybrid è la potenza di aspirazione. Il Vac Hybrid ha 2500, mentre invece il Vac Max ne ha 3000, quindi aspira molto molto più forte. Per quanto riguarda Jedi, questo qui è Jedi Vac Hybrid. Vi lascio in info box tutte le informazioni che vi servono, il link per arrivare direttamente al sito, il link per arrivare direttamente al prodotto su Amazon che adesso è in offerta e il codice sconto che mi ha rilasciato l'azienda per voi. Quindi spero, visto che anche in tante mi avete detto che volevate usufruire, cioè che vi sarebbe piaciuto regalarvelo per Natale, spero che possiate usare questi sconti in modo da avere questi robot, uno di questi robottini, perché vi assicuro che sono fantastici, io mi trovo benissimo e quindi per questo ve lo consiglio. Dunque, dopo che lui ha pulito bene il pavimento, rimettiamo giù le scatole del nostro matrimonio e quindi magari poi tiro su quelle cosine lì e così almeno anche la sala verrà pulita benissimo con il nostro stupendissimo albero. Io spero che questo Vlogmas, in cui abbiamo pulito per bene la sala e l'abbiamo riordinata, vi sia piaciuto. Se è così, lasciate un like e iscrivetevi al canale. E noi ci vediamo domani con un nuovo Vlogmas. Ciao!